Signor Antonino, lei fa parte dell'associazione Radio Amatori Italiani. Cosa farete oggi con le vostre strumentazioni in occasione di Sharper? Sì, noi siamo stati interessati dalla Università dell'Aquila per attivare una stazione radio di cui è titolare la stessa Università dell'Aquila. E quindi non adopereremo per l'occasione i nostri nominativi personali né quelli delle nostre sezioni della Regione Abruzzo. L'attivazione della stazione radioamatoriale della Facoltà di Ingegneria dell'Aquila è inserita in un contesto di programmi della Notte Europea dei Ricercatori, e quindi avremo collegamenti con chiunque in Europa e nel mondo vorrà collegarsi con questa stazione speciale, e di qui ne verrà una conferma di questo collegamento da una cartolina ricordo che l'Università dell'Aquila ha fatto per i radioamatori che avranno questo piacere. La vostra associazione quante persone raccoglie più o meno? Noi in Abruzzo con l'Associazione degli Amatori Italiani siamo in circa 400 associati e poi ci sono le 9 sezioni locali che ne hanno ovviamente il numero sufficiente per arrivare a questa cifra. Tra i giovani c'è l'interesse, c'è curiosità verso queste tecniche? Ma se devo essere sincero, purtroppo non notiamo molto interesse nei giovani, eppure ci muoviamo adeguatamente per sensibilizzare. Questa sicuramente è un'occasione che ci viene data a noi e quindi è uno scambio di cortesie che ci usiamo con l'ottima Università dell'Aquila con cui da anni collaboriamo anche per altre attività. I giovani facciamo di tutto per avvicinarli, facciamo di tutto ad esempio con la Fiera Mercato Nazionale dei Radioamatori di Pescara, che è una manifestazione nazionale molto importante e che quest'anno arriverà alla 52ª edizione. Anche lì noi cerchiamo di coinvolgerli, i giovani e i professori delle scuole, degli istituti scolastici, per far sì che si avvicinino al mondo della radio e dell'autocostruzione, perché vorrei che fosse chiaro che il momento del collegamento radio è il culmine di una serie di esperienze che partono dalle conoscenze tecniche più elementari fino ad arrivare a quelle più complesse. E qui c'è il coronamento di tutte le esperienze fatte che porta a effettuare il collegamento radio.